La fiera che tutti aspettano. La tradizione che dura da 45 anni. Fiera Campionaria Venticano. Dal 24 al 28 aprile, la storia continua con la 45esima edizione. Agricoltura, agroalimentare, edilizia, wedding, mobili ed elettrodomestici, fiori e arredo giardino. Una porta aperta sul mondo. 45esima edizione Fiera Campionaria. Quartiere fieristico di Venticano, dal 24 al 28 aprile. 5 giorni di affari e opportunità per tutti. Prolocoventicano.it. Devi cambiare termocamino? Questo è il momento giusto. Affidati a Helios, lo specialista dei termocamini a legna, pellet e nocciolino. Se abiti in Campania, oltre al beneficio del conto termico, la regione ti offre un contributo a fondo perduto di ben 4.000 euro. Sì, hai capito bene. Sostituisci il tuo vecchio termocamino con un biotermocamino 5 stelle e spendi solo pochi euro. Chiedi un preventivo gratuito. Ci trovi a Flumeri, zona industriale Valle Ufita. Helios 0825 44 30 04 info@heliostecnologie.it. Helios, il numero uno dei biotermocamini in Italia. Eccoci su Moby Dick. Questa sera, come potete vedere, sono in una bellissima compagnia e non c'è Flavia, e quindi ho portato due ospiti d'onore: Andrea Famiglietti. Buonasera. E Paolo Spagnuolo, che invece è con un po' coperto. Come mai? Così, l'anonimato, l'anonimato. Paolo Spagnuolo adesso si scoprirà e vedremo. Ciao Domenico. Tutti quanti abbiamo detto che stava meglio con il passamontagna, però lui ci è passato sopra questa cosa. Perché? Perché abbiamo parlato di questa, abbiamo invitato questi due ragazzi. Primo, Andrea Famiglietti, è il massimo esperto ed esponente di Mario Merola. Ho sbagliato a invitarlo. Invece Paolo Spagnuolo, insieme a Paolo Speranza e ad altri ospiti che poi ci parlerà Paolo, Spagnuolo, no, Speranza, hanno scritto questo libro bellissimo. Prima di iniziare a parlare realmente del libro, quindi Napoli calibro 35, poi ci dirà il perché, io volevo far vedere questa chicca. Allora, io ho comprato questo libro di Paolo Spagnuolo sperando che ci fosse il libro di Paolo Spagnuolo. Mi è arrivato invece questo libro, che è un libro in francese che parla di Napoleone. Quindi potete vedere il pezzottissimo fatto con la copertina reale ma incollata con fotocopiata,
di questo libro. Questo è Pezzotto. Io ho detto: Paolo, finalmente sei diventato uno scrittore conosciuto e famoso. Ma nessuno sa che in realtà l'ha confezionato Paolo questo libro. Okay, quindi tecnicamente, esattamente, lui già lo sapeva, sei tu che non sapevi. Ok, e quindi io sono stato il primo pirla ad acquistare il libro di Paolo Spagnolo. Ecco, questa è una chicca che volevo fare. Ma parlaci del libro, del progetto, dei vari ospiti e perché Napoli Calibro 35? Allora, intanto ti faccio subito una piccola correzione. Napoli Calibro 35 mm. Perché il riferimento ovviamente al cinema. Adesso abbiamo fatto un intro un po' goliardica. Esatto. Il libro ovviamente il libro è più che serio. Diciamo io sono uno degli autori del libro insieme a Paolo Speranza, però io e lui siamo i curatori e abbiamo gestito una serie di autori che hanno scritto dei saggi inediti o hanno intervistato delle persone per questo libro. Il libro tratta del cinema crime o d'ambientazione criminale girato o ambientato a Napoli. Questo vuol dire dal cinema d'autore fino ai cosiddetti camorra movie o qualcosa del genere di Mario Merola, passando per i Manetti Bros, quindi qui c'è un'intervista inedita molto, molto interessante, perché io e Paolo Speranza ci siamo resi conto che c'era un vuoto, mi viene a dire un vuoto normativo, non è così, perché ormai si parla sempre di vuoti normativi, però c'era un vuoto nell'editoria, non veniva trattato questo argomento, esatto. E siamo stati i primi, qualcuno doveva pure iniziare, è stato un lavoraccio perché ovviamente l'argomento è assolutamente ampio, ci hanno dato una mano tanti autori, magari dopo ne parleremo, certo. A proposito di Tarocco, visto che c'è una partecipante, Simona Frasca, che è collaboratrice di Mixed by Air. Certo. Da questo è tratto anche l'omonimo film, poi distribuito anche da Netflix, oltre che nelle sale cinematografiche, e l'editore, citiamo che l'editore, è strano dirsi, ma è Miri Edizioni di Milano. Okay. Quindi primi ad occuparsi di questo cinema partenopeo con ambientazione criminale è stato un editore milanese. Quindi Milano spara e Napoli risponde in questo senso qua. Ho capito, ma spiegami la presenza di Andrea Famiglietti qui. Cioè, non solo per la distanza tra me e te, ma per che cosa? Allora, io e Paolo Speranza ci siamo rivolti a una serie di diciamo di professionalità, diciamo così, perché ci sono di studiosi e poi c'era Andrea Famiglietti, esattamente, quella è la cosa. A un certo punto ci siamo chiesti, ci serve un sociologo. Ci serve un sociologo. Io non so neanche in realtà che servono i sociologi, poi me l'hanno spiegato insomma, questa cosa. E no, ovviamente conoscendo Andrea ci è venuto subito in mente lui per il pezzo folcloristico Mario Merola, e ha fatto una disamina eccezionale da un punto di vista che normalmente nessuno prende in considerazione, quindi adesso magari ne parla lui. Io l'ho letto, ovviamente non voglio spoilerare, ma parlaci di questo. Io pensavo che dovevo fare la presenza dividere un po' voi, però va bene, no? Dici due parole, insomma. Ok, no, è perché ci vado tutti i grandi autori, cioè poi ha detto ci sto io, cioè, quindi alla fine mi sento un po'... Come nel tipo ci sono giornalisti, scherzando, a concludere, docenti universitari importantissimi, c'è il dannato della terra. No, però a parte gli scherzi, no, effettivamente il progetto è molto molto interessante, quindi... Questa è già una cosa da cui insomma mi rende onore, ecco, in questo senso. Poi ecco, parlare di Mario Merola per me è sempre stata una cosa bellissima, infatti adesso potrei dire solo Michele Pizzi, quindi magnetisti conflitto, lo volevo io, perciò adesso lo posso dire, quindi questo sarà il mio momento di gloria. Di cosa fai? Perché è facile poi scendere, certo. nelle cose che più o meno conosciamo tutti quanti, ma nel tuo intervento nel libro, brevemente, no, senza spoilerare troppo, di cosa racconti? Allora, la questione è molto semplice. Cioè, Mario Merola è sempre stato etichettato comunque come un artista, ecco, in questo caso attore, di un cinema un po' più basso, ecco, sempre discriminato. Però invece ha portato avanti, a mio avviso, un modo di raccontare Napoli e la camorra, o comunque il modo di vivere una Napoli, ecco, diversa, ecco, quella del sottoproletariato in questo caso,
molto molto interessante. Tra l'altro è l'unico in quel periodo, insieme in realtà a un altro attore che poi penso ucciderà anche Paolo, che riesce a fare leva e a fare presa, tra l'altro, su quella che è un po' la popolazione, cioè quello che un tempo si chiamava il popolino, e quindi insomma riesce comunque in qualche modo ad avvicinare al cinema, ad avvicinare comunque a determinate tematiche una fetta di popolazione che altrimenti non si sarebbe avvicinata, ecco. E quindi in questo senso per me Mario Merola è stato un artista e un attore, ripeto, che ha avvicinato la gente, sì, ma è riuscito a raccontare una Napoli che poi in realtà noi troviamo in Fontana Rotta di Belmonte, quindi cioè in alcuni studi tra l'altro antropologici che non sono da poco e che secondo me vanno, ecco, vengono studiati poi tra l'altro negli ambienti accademici, e poi ci troviamo, ecco, uno come Mario Merola che invece ha raccontato in qualche modo questa Napoli che non viene riconosciuto, ecco. Beh, io credo che sia stato esaustivo su questo. Posso avere un 27, cioè, penso. puoi citare anche il titolo del tuo saggio, che è interessante, perché è un termine, abbiamo usato un termine straniero che non conoscevo. Marxista in questo caso è l'underproletariat, quindi ovvero il proletariato sudicione in gergo tecnico. Quindi tutto quello che effettivamente negli anni 70 emerge soprattutto in Italia, nelle metropoli italiane, in particolar modo anche Napoli, ovvero il sottoproletariato, che solitamente non veniva considerato nemmeno da certi ambienti della sinistra, quindi in questo caso, e diventa molto molto interessante affrontarla, ecco. Io, noi di solito parliamo anche di libri, cioè non in questo caso, però ho visto l'elenco del premio Strega, dei libri, delle quantità di volumi che sono stati venduti, no? Questa tabella che gira. E molti hanno imputato questa cosa, cioè che si legge poco perché in realtà escono tanti libri e la gente, il lettore, non riesce a stare dietro a tutte le novità. La stessa cosa si è detta sia della musica che anche del cinema. Però prima, no, almeno i miei ricordi da ragazzino, questi film prima di tutto venivano fatti in un breve periodo di tempo. Sì. Beh, uscivano tanti film all'anno, non solo di Mario Merola, per esempio pure della commedia all'italiana, no? Lino Banfi, prima ancora Totò che faceva 4 film all'anno. Quindi comunque anche prima c'era, no, un surplus di situazioni di cinema. Ma secondo te, perché prima la gente seguiva questi film, anche se ne uscivano tantissimi, e uno come Mario Merola è diventato poi a Napoli, ma anche fuori Napoli, un mito. Invece adesso, anche se escono tanti film, la gente non va più al cinema, molto spesso i film passano, non te li ricordi, i libri durano 2 mesi e poi vengono mandati al macero. Cioè, che cosa è cambiato? No, per quanto riguarda il cinema, fondamentalmente c'è l'evoluzione, che quello che chiamano l'evoluzione della specie, o meglio l'evoluzione tecnologica, nel senso che le TV generaliste dalla metà degli inizi anni 80, metà anni 80, hanno incominciato a trasmettere film. Ok, tipo, tipo Berlusconi, diciamo, quelle delle televisioni. Sì, anche le televisioni private, sì, okay. In generale. Poi VHS, poi il DVD, e poi sono arrivate il cinema liquido dello streaming, chiamiamolo così, come la musica. Sì. Quindi c'è un bouquet di scelta impressionante, mentre diciamo fino a prima di questo exploit di vari formati in cui è possibile usufruire di un film, erano solamente andavi al cinema o non lo rivedevi, perché poi la Rai mi sembra proiettava, mandava in onda un film a settimana, due, non so, sceneggiato. Quindi la fame e andava al cinema, e quindi, perché non avevi altre... Vedevi gli spettacoli doppi, tripli, con un biglietto che potevi vedere anche due volte, e poi l'industria era molto molto fiorente, anche perché giustamente si autoalimentava. I film che abbiamo citato, questa è una cosa che dico in quasi tutte le presentazioni, erano film girati da grandissimi professionisti, sia tecnicamente, non parlo solo degli attori, parlo dello staff anche tecnico, insomma registi preparatissimi che avevano studiato tutto, che però venivano girati spendendo poco e guadagnavano tantissimo. Un film popolare, ovviamente l'intrattenimento, non c'è niente di male, certo, a essere intrattenuti. Lo dico perché in Italia, proprio perché venivano, e solo in Italia succede questa cosa, venivano trattati da filmacci
che non se ne doveva neanche parlare. Un po' snobbati dalla critica. Dalla critica soprattutto di sinistra negli anni 70, perché insomma dal 68 in poi c'è stato sì. problemi... col cinema impegnato. Col cinema, così capitava anche con i cantautori, insomma, certo, non era sì, il discorso, certo. Parlo di cinema che mi occupo di quello. Però ricordiamo che loro spendevano 10 e guadagnavano 100. E i film venivano venduti in tutto il mondo, come, così come anche i film dell'inizio degli anni 20, degli anni 10, sono state trovate copie di film scomparsi in Italia, film italiani prodotti in Italia, in Sud America, in Nord America, okay. Perché venivano distribuiti anche insomma, i pionieri della Settima Arte, gli italiani pionieri della Settima Arte, venivano distribuiti in tutto il mondo ed era un'industria vera e propria che si autoalimentava. Si autoalimentava insomma ovviamente con i guadagni facevano cassette e poi magari ogni tanto il produttore che guadagnava tanto investiva in qualcosa di solidario o un cinema autoriale qualcosa sì. di però insomma niente di male essere intrattenuti da questo tipo di film, poi allora. Gusti sono gusti ovviamente. Paolo non è il suo primo libro che pubblica e c'è anche quest'altro libro sempre della Milè Edizioni, Milano Odia. Perché c'era bisogno, secondo te, secondo il tuo parere, tu prima l'hai detto perché sì, c'era un vuoto, no, nell'editoria su questo genere, ma come ti è venuta proprio l'idea di raccogliere tutti questi studiosi, questi professori o semplici appassionati, eccetera, raccogliere e anche la difficoltà, perché poi metti insieme tante teste, no, organizza, come ti è venuto, quanto è durato? Ed è stato difficile, è stato piacevole. Allora, Napoli Calibro 35 è stato molto molto complicato. Mm. Lungo, abbiamo dovuto fare una scrematura del materiale che ci è arrivato perché no, siamo stati grati a tutti che hanno dedicato certo. il loro tempo per, insomma, per scrivere qualcosa. Però per motivi editoriali non potevi inserire tutto. Sì, poi ovviamente qualcuno ha sempre una richiesta da fare, vari autori certo. insomma sono chi più chi meno indisciplinato, però diciamo in linea di massima è stato lavoro lungo semplicemente per la mole di materiale che è arrivato. Per quanto riguarda Milano Odia, che invece di caso sono l'autore, sì. Io sono stato amico per tanti anni di Umberto Renzi, regista, quindi avevo a portata di mano tutto il materiale del regista, più ho avuto accesso al materiale della casa di produzione della Dania, ah. sì, quindi materiale che nessuno aveva mai visto, infatti abbiamo inserito la sceneggiatura originale del film, ma quella che aveva Umberto Renzi che ho usato sul set, un film del 74, giusto per citare una cosa, sì. poi sono stato l'ultimo a intervistare Thomas Milian prima della sua morte, sì. ed è l'ultima intervista che abbiamo, che è stata fatta a Thomas prima della sua morte, pubblicata, ho intervistato tutti quelli, Ray Lovelock, insomma tutti sì. quelli che hanno partecipato al film, e la prefazione di Umberto Lenzi, che però mentre io, perché ci ho messo 4 anni a recuperare tutto il materiale, a intervistare tutti, eccetera, Umberto Lenzi è riuscito a scrivermi la prefazione, e la postfazione di Enzo G. Castellari, un grandissimo mito del nostro cinema, che presto incontrerò perché mi ha invitato a Roma a una sua presentazione, e quindi diciamo questo è stato un libro, anche questo molto lungo, perché la ricerca è stata complicata per tanti sì. motivi, un film del 74, quindi è sì. passato un po' di tempo, quindi sì. ho dovuto ricercare un po' tutte le informazioni, sì. tutti i materiali. Sì, 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 sì. Io, noi non solo di letteratura e di pizze fritte campiamo anche di pubblicità, quindi adesso chiedo a Davide di mandare la pubblicità e noi ci vediamo fra un paio di minuti. Fiera che tutti aspettano. La tradizione che dura da 45 anni. Fiera Campionaria Venticano.
Dal 24 al 28 aprile, la storia continua con la 45esima edizione. Agricoltura, agroalimentare, edilizia, wedding, mobili ed elettrodomestici, fiori e arredo giardino. Una porta aperta sul mondo. 45esima edizione Fiera Campionaria, quartiere fieristico di Venticano, dal 24 al 28 aprile. 5 giorni di affari e opportunità per tutti. Proloco-venticano.it. Beh, allora, io di solito a tutti gli autori che vengono qui chiedo sempre dei consigli di lettura. In questo caso, poiché ho loro che tra le altre cose, oltre ad essere sociologo, è anche un po' saggista, abbiamo visto, Paolo Spagnuolo tra le altre cose è anche scrittore, ma fanno parte anche di un'associazione che si chiama Laica, che ha sede da Tripalda, e tra le tante cose che fanno, io così poi li ho conosciuti grazie anche a Flavia, fanno delle proiezioni molto particolari dei film sia all'aperto che poi in zone di Tripalda abbastanza nascoste, e volevo chiedere a tutti e due, per poi chiudere la puntata, qualcosa da vedere. Quindi ad Andrea chiederei un film che bisogna assolutamente vedere, a Paolo, perché già gliel'ho detto, lo voglio mettere in suggestione, gli chiederò tre film che devono essere assolutamente visti, ovviamente del filone dei Napoli Calibro 35 mm, diciamo. Vai Andrea. Beh, allora, se dobbiamo parlare del, se dobbiamo essere coerenti, ecco, col filone, in realtà io citerei I Manetti Bros con Amore e Malavita, che bellissimo. È un bellissimo film, e tra l'altro è uno dei pochi musical che in pratica ho seguito in maniera attenta, diciamo così, anche se qua c'è un aneddoto, perché abbiamo portato un'amica al cinema a vederlo e a un certo punto ha fatto: qua, ma è no musical, cioè ha dovuto sorbirsi tutto il film, che poi in realtà le è piaciuto. Però insomma consiglio questo perché è su un nuovo filone molto molto interessante. Invece Paolo? Ecco, me l'ha bruciato uno, quindi ridevo perché adesso stavo pensando no. Allora, visto che io di solito mi occupo di cinema di genere, non citerò gli autori. Citerò Napoli Violenta di Umberto Lenzi, che è considerato uno dei poliziotteschi violenti anni 70 più importanti della storia del cinema, anche perché Milano Odio Noir non è un poliziottesco, sì, anche se là c'è una diatriba su questa cosa. Però io ho chiesto a Umberto Lenzi come lo consideri, e lui ha detto: no, è un noir, perché nei poliziotteschi il protagonista è un poliziotto in qualche modo. In Milano Odio il protagonista è un super cattivo interpretato da Thomas Millian. Poi mi piace citare Michele Massimo Tarantini, quindi magari vi invito a vedere Napoli si ribella. Sì. Ok, e possiamo, vediamo, il terzo, Sogno di Napoli, dei Manetti Bros, così concludiamo il dittico di film girati a Napoli dai Manetti, direi che va bene così, no? Assolutamente. Io prima di salutarli volevo fare un'altra domanda, perché mi è venuta parlando appunto del musical dei Manetti Bros, eccetera. C'è anche il film del neomelodico, no? Ma come è cambiata la musica? Perché abbiamo visto Mario Merola che faceva un tipo di musica napoletana particolare, adesso si è ormai buttati sul neomelodico, e anche diversi neomelodici hanno fatto dei film a Napoli, voglio dire, girati a Napoli. È cambiata in questo senso? È cambiata parecchio la musica? Il neomelodico, e che differenza c'è tra il neomelodico attuale, per esempio Mario Merola? Diciamo, vogliamo partire da Nino D'Angelo. Da Nino D'Angelo, esatto, sì. No, la differenza un po', secondo me, sono più che altro le tematiche, più che una differenza musicale, anche se adesso i nuovi neomelodici hanno più tecnologia a disposizione in modo più economico, non sì. Bisognava essere Mario Merola o Nino D'Angelo per arrivare a quelle per voci, no? Lo vediamo anche in Gomorra la sera, più che altro, che inserisce insomma vari neomelodici più o meno moderni in versione con canzoni che ricordano solo in parte quelle dei 30 anni prima, sì. Però su questa cosa a dire dal secondo mi ci vuole una frasca per rispondere bene a questa domanda, però messo a disagio. Sì, no, vabbè, ma non è un problema, viviamo nel disagio, insomma, non questa cosa. Volevo aggiungere una cosa, cioè, che abbiamo detto per gentilezza e per cortesia, perché io sono sempre riconoscente una persona che ha scritto la prefazione Napoli Calibro 35 mm, che è Steve Della Casa.
Certo. Quindi una figura importantissima, un critico cinematografico fuori dagli schemi, esattamente come Marco Giusti, con un altro amico, che insomma vale la pena seguire e leggere, è stato l'ultimo direttore del Torino Film Festival, oltre che conduttore radiofonico di Hollywood Party e di tante cose, insomma, che danno valore a tutto il cinema, senza fare nessun tipo di distinzione, e questa è una cosa molto importante perché, ripeto, qua si fanno troppe distinzioni. Bravo, mi è piaciuto questo intervento finale. Io avrei altre domande, poi vabbè, alcune già le ho fatte, poi altre le faremo. Allora, ricordiamoci Napoli calibro 35 mm, questo è il libro. Questo è il pezzotto. Esatto, comprate quello che ho comprato io, quello in francese su Napoleone, comprate quello là originale. Soprattutto vedete, questo libro è stato acquistato su Amazon ed è arrivato il pezzotto. Andate nelle librerie e comprate il libro invece originale. Grazie ad Andrea, grazie a voi. Paolo, grazie. Benvenuti. Grazie, ciao. Buona serata. Devi cambiare termocamino? Questo è il momento giusto. Affidati a Helios, lo specialista dei termocamini a legna, pellet e nocciolino. Se abiti in Campania, oltre al beneficio del conto termico, la regione ti offre un contributo a fondo perduto di ben 4.000 euro. Sì, hai capito bene. Sostituisci il tuo vecchio termocamino con un biotermocamino 5 stelle e spendi solo pochi euro. Chiedi un preventivo gratuito. Ci trovi a Flumeri, zona industriale Valle Ufita. Helios 0825 44 30 04 info@heliostecnologie.it. Helios, il numero uno dei biotermocamini in Italia.